Bella ragazzi, sono Cock, ma voi potete chiamarmi semplicemente normalmente Rappasta. Siamo qua tornati in un nuovo video in Call of Duty Black Ops in Deathmatch a squadre, perché incredibilmente questa modalità me la sto facendo piacere forzatamente, perché quando faccio gameplay belli in dominio mi dà fastidio che non mi registra e questa cosa mi dà abbastanza fastidio, non so perché. Però mi sto divertendo molto in Deathmatch perché non vedetela come seconda scelta, anche se è la seconda scelta perché quando ho poco tempo. Ho fatto un volo qua, vabbè. Quando ho poco tempo devo registrare lì. Però mi piace, mi sta divertendo questa modalità. Questa è la mappa, non l'ho mai messa, a parte che ne ho messe poche di mappe. Come vedete qua muoio tante volte all'inizio, faccio di uno schifo assurdo. E si può dire che da adesso inizia il gameplay. Come vedete io vado là nell'angolo perché avevo visto che generalmente tutti i nemici stavano là, come vedete, uno e subito due. E ricarico al volo perché, anzi no, metto il Satcom, mi aspetto che ne arrivi un altro e bam, un altro. Però sono tutti qua, allora Satcom e beccandoli tutti qua che escono come funghi, cioè non mi posso contrastare, guardo se vanno di qua. Ma allora ritorno indietro perché è una cosa molto conveniente, perché come vedete faccio una tripla e bam, cioè una doppia perché mi hanno fatto fare un assist. E qua siamo arrivati subito al mio elicottero, in 30 secondi neanche, è stata una cosa molto rivoltante perché, cioè, a me mi è piaciuto perché c'erano quelli della squadra mia che continuavano a dire, dato che li avevo beccati la partita precedente e io non stavo neanche giocando, e guardate questo com'è camperato, vabbè, non stavo neanche giocando seriamente, continuavano come al solito, certi italiani sono dei maledetti, fanno ironie, offendono, io me ne sono fregato altamente, dicevano che fa schifo e vabbè, allora sta partita mi sono un po' impegnato, li ho beccati nella mia squadra e ho massacrato un pochino la squadra avversaria e l'ho fatto vedere un pochino che non sono così una ciabatta come loro pensavano. E questa cosa a me dà soddisfazione, stiamo parlando di un gioco, mi dà la soddisfazione per quanto riguarda questo, cioè non pensate che nella vita io ho bisogno di fare una partita bella Call of Duty per sentirmi potente, perché gli altri mi considerino qualcuno. E qua mi metto sul tavolo zebrato, solo che sarà una scelta che mi porterà alla morte, perché come vedete sono tutti nascosti in casa ed è stato difficilissimo con questo, se avete visto, con questo elicottero, con quello precedente ho fatto pochissime uccisioni e questa cosa mi fa arrabbiare perché come vedete entrano, io ero lì che parlavo e dicevo no no, non venire qua, non venire qua, no, no vai via, andiamo, miriamo da qualche altra parte che magari non mi vedono. No, no, non avvicinati, non avvicinati. Allora miriamo là nell'angolo. E allora miriamo là. No, 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 aspetta, è lì a fianco. Non so se l'ha fatto apposta, non uccide la mia cosa. Allora vado via per magari togliere l'attenzione, perché magari pensavo, se spara qua ci sarà un motivo, perché non va dagli altri. Però mi è scamato. Sì, effettivamente era un posto abbastanza di merda il mio, dove mi sono messo. Potevo mettermi in un altro posto e risparmiare l'uccisione. Come vedete qua la sfiga, quando sto finendo l'elicottero è sempre il momento dove arrivano i nemici e bam, ritorno, siamo 47-20, la partita è ancora da decidere perché si può succedere di tutto in questi ormai 2 minuti di gameplay. E come vedete questa, cioè, non mi soffermo neanche sulla mappa, perché la mappa nel deserto a me piace, perché alla fine le mappe qua sono dinamiche, puoi rompere i muri. Però boh, non penso, non reputo importante mettermi qua a descrivere i punti favorevoli, non lo farò in questo video, farò una serie casomai su come fare bei risultati per voi, per aiutarvi. Cioè, a me sul serio a me dispiace che ho messo di nuovo quest'arma perché sto provando tutte le armi, vi giuro. Però quando riesco a fare un gameplay tipo avevo fatto un 20-0, cioè che qua considerate che in sto Call of Duty è difficile fare le decisioni, è difficile. E quando gli avevo fatto un 20-0 in dominio, wow, usando l'elicottero, nuovo uccisione, cioè bellissimo. E che succede ragazzi? Cosa può succedere? Non mi salva. La Vermedia non mi salva. Non so se devo aggiornare il firmware o comprare una nuova memory hard o non lo so. Cioè, se lo sapete scrivetemelo, ditemelo, vi prego, perché ne ho bisogno. Detto questo, uccido l'ultimo personaggio di questa mia avventura
Per quanto riguarda questa partita, che poi è stata anche l'ultima della giornata, che alla fine io gioco 2 ore ogni 2 giorni più o meno, quindi gioco 6 ore a settimana, e quindi non ho neanche tanto tempo di salire velocemente, di fare le partite a cui sono abituato io, cioè quei 50, come facevo una volta, 55-0. Non pensate che sia un rimbambito, ma in questo Call of Duty è veramente difficile, perché arrivare a un elicottero al 9 di fila che fa. In questa partita da fate 0 è abbastanza fastidioso. 9 di fila, arrivavo al sasso orbitale, arrivavo a robe ben più forti di un elicottero che fa altamente schifo. Quindi mi sa che tra un po', per non perdere iscritti, ritornerò a fare un video su Black Ops 2 o MW3, dove farò un risultato wow da spavento. E così lo metto un po' nel culo a voi haters, che vabbè, non importa, non ne ho neanche di fan, quindi non ci sono neanche io adesso, evidentemente. Vabbè, e siamo 72 a 29, la partita sta volgendo al termine. Vi invito ad iscrivervi, perché io carico un video ogni 2 giorni, un video al giorno, sono molto attivo come persona e secondo me ne vale la pena, perché anche se non sono video, hanno il loro fascino, sono dell'idea che hanno il loro fascino, e quindi vi invito ad iscrivervi, lasciate un commento, mettete mi piace e grazie di essere stati qua in questi 5 minuti con me, e bella. E io penso che il computer sia una bella alternativa, perché io lo odiavo fino a tipo non lo so, fino a un po' di mesi fa, che non ci ho mai giocato, non perché odiassi il computer, ma perché non mi piaceva giocare con l'analogico, cioè non mi piaceva giocare con la tastiera e il mouse. Lì tenevo che per darti delle belle sensazioni dove giocare con l'analogico, ed è l'unica cosa che mi ha portato avanti. Però poi quando ho giocato a Call of Duty 4, un po' lo sapete, perché mi pare di aver caricato un video anche in quel gioco, sempre per il computer, per caricare i